Questo programma è offerto da. Oh mamma, voglio l'uovo alla coppia e cantare il rock and roll. Sono pazzo come il rock, sono pazzo come il rock. Sono pazzo, 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 pazzo come il rock. Buongiorno amici di Masseria Piattasole. Oggi ritorniamo in cucina con delle nuove ricette facili e semplici da preparare, soprattutto a casa per le casalinghe, ma anche per chi si vuole sfiziare in cucina. Oggi prepareremo un antipasto a base di polpo. Faremo un salamino di polpo che è molto semplice da preparare, soprattutto in casa, dove non c'è bisogno di molta attrezzatura, e lo condiremo in una maniera molto particolare, con una salsina che accompagna il tutto e rende il tutto molto leggero. Mettiamo a bollire il polpo in un'acqua profumata con del limone, del ginepro, bacche di ginepro, una cipolla e delle erbette, che può essere prezzemolo, alloro e aneto. Quando il polpo sarà ben cotto, praticamente stenderemo una pellicola su un tavolo, lo posizioneremo all'interno e lo stringeremo forte arrotolandolo, e poi lo passeremo nel frigorifero per una mezza giornata. Quindi il polpo si rapprenderà e prenderà la forma di un salamino da poter dopo affettare. Questo è il risultato del nostro salamino, che è stato in frigo una mezza giornata con la pellicola arrotolato, ed eccolo qui. Il collagene del polpo renderà il tutto uniforme. Adesso tagliamo delle fettine. Andremo a montare il nostro antipasto freddo. Creiamo un tappetino al nostro polpo di cetrioli accavallati uno sull'altro, dove rendiamo il piatto più colorato ma anche più buono al completo. Eccolo qui, il nostro tappetino. Poi ci andiamo a montare le nostre fettine di polpo cavallate uno sull'altro. Per rendere il tutto poi più particolare, possiamo prendere un piccolo bicchierino da finger food, ci mettiamo all'interno delle verdurine croccanti, quindi ravanello, carota, sedano, e andremo a finire il tutto con una salsina che ha come base una citronetta, cioè olio e limone, ma dei sapori molto particolari e mediterranei. Quindi qui avremo sempre delle carote, del mais, del pistacchio di Bronte e delle verdurine, anche delle piccole acciughe tritate, e accompagneremo il tutto e il piatto è pronto. Questo programma è stato offerto da